Ha perso la vita finendo fuori strada col suo trattore il 66enne Nicola Gianico a fargli perdere il controllo del mezzo, forse un malore. Il presidente Amodio De Angelis tira le somme dell'attività svolta dall'intera Camera di Commercio nell'ultimo quinquennio. Domani sarà nominato un nuovo vertice. Una delegazione di giapponesi è giunta in Molise per un documentario e per scoprire i segreti dell'olio locale. Sabato a Campobasso il primo Memorial Gianluca Fuso, triangolare dedicato al calciatore del Campobasso 1919, in campo gli amici e gli ex compagni di squadra. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. In contrada Pietralloni a Roccavivara oggi un incidente mortale. A perdere la vita il 66enne Nicola Gianico stava riportando il suo trattore in un garage quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il servizio. Dopo aver lavorato nei campi, stava riportando il suo trattore in un garage a circa 3 km da Roccavivara quando, presumibilmente colto da un malore, è uscito fuori strada, scaraventato dal mezzo pesante, ha forse battuto la testa ad una decina di metri dalla strada, mentre il trattore ha continuato in una scarpata la sua corsa. Così Nicola Gianico, classe 1948, dopo tanti anni trascorsi a lavorare in Germania, ha perso la vita questa mattina. Ad attenderlo in quel garage c'era un amico che avrebbe dovuto riaccompagnarlo in paese dopo aver lasciato il mezzo agricolo, ma non vedendolo arrivare si è preoccupato ripercorrendo al contrario il tragitto verso Roccavivara. Dunque la scoperta dell'incidente. Penso che sia uscito fuori di strada e si è ribaltato, si è avuto un trauma, non lo so. Stanno facendo rilievi? Penso di sì. Penso che avrà avuto prima un malore e poi è uscito fuori di strada, perché non si spiega altro, perché la curva è abbastanza larga e dunque, oddio, noi siamo intervenuti perché ci trovavamo di passaggio, altrimenti non avremmo mai saputo cosa succedeva qui sotto queste campagne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montefalcone nel Sannio, i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 da Trivento. Per il 66enne non c'è stato più nulla da fare. Non è escluso che il magistrato della procura di Campobasso disponga l'autopsia. Chiede un urgente incontro al prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna all'UGL Molise per cercare una soluzione adeguata alla vertenza aperta con la proprietà della fisiomedica loretana. L'iniziativa, a causa del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti e al diniego dell'azienda ad accogliere le proposte del sindacato. Centrali al problema alcune evidenti difformità tra quanto dichiarato dalla parte padronale e da quanto a conoscenza dei lavoratori. Una riunione urgente quindi che richiede la presenza dei livelli istituzionali regionali di competenza e dell'ASREM. Basta temporeggiare, la vertenza GAM va risolta, a ribadirlo sono i sindacati di categoria CGL, CISL, UIL e UGL che ancora una volta si rivolgono alla politica regionale e ai parlamentari molisani affinché vengano assunti atti concreti a salvaguardia dell'occupazione e volti alla ripresa della filiera avicola. La situazione di stallo attuale altrimenti non può che sfociare in ulteriori proteste da parte dei lavoratori. Restano i punti oscuri del piano industriale e le difficoltà legate alle fonti di finanziamento e all'incertezza della loro disponibilità. Sottolineano i sindacati, il piano di rilancio è vago ed incerto, la costituzione di una cooperativa poi carica di troppe responsabilità e rischi lavoratori che sono già troppo provati e che vedono peggiorare di giorno in giorno la propria condizione e quella delle proprie famiglie. Il ritardo dei pagamenti della cassa integrazione inasprisce ed esaspera ulteriormente la situazione che rischia così di diventare esplosiva. E cambiamo argomento, la Camera di Commercio di Campobasso rendiconta il suo sostegno allo sviluppo del territorio. Oggi un incontro nell'ente di Piazza della Vittoria in vista del cambio al vertice di domani.
Oltre 15 milioni di euro investiti per servizi alle imprese e sviluppo del territorio, supportate attività di innovazione e di internazionalizzazione, tutelati i consumatori ed elaborati protocolli per la lotta alla contraffazione, senza dimenticare la sicurezza dei prodotti, le iniziative per l'ambiente e la promozione di marchi e brevetti. Questi solo alcuni degli aspetti dell'attività svolta dalla Camera di Commercio di Campobasso nell'ultimo quinquennio. Oggi nell'ente di Piazza della Vittoria il presidente Amodio De Angelis ha tirato le somme in vista del cambio al vertice di domani. Il bilancio di questa attività di questi 5 anni sono meravigliosi. Vorrei parlare però un po' di più dei miei 2 anni e mezzo. I miei 2 anni e mezzo sono stati un successo dietro l'altro. Vorrei che forse questo successo sia anche per le imprese che abbiamo rappresentato in questo periodo. Io l'ho detto subito dal giorno che mi sono insediato, che io mi toglievo la maglietta gialla della Coldiretti per avere la maglietta arcobaleno di tutte le associazioni, di tutte le imprese, e penso di averlo fatto e spero di averlo fatto anche bene. Una grande emozione, sì. Domani si sceglierà il nuovo presidente della Camera di Commercio, lei però ha deciso di non candidarsi, anche se comunque vigilerà. Assolutamente sì, lo faccio per un atto d'amore verso questa terra, verso le nostre imprese, perché credo che non portiamo un buon esempio se andiamo divisi a scontrarci muro contro muro. La situazione potrebbe essere questa, che si paventa. A me non piace questo, non c'è stata possibilità diversa, e allora io voglio lavorare affinché ci sia una candidatura unica e che tutti ci dobbiamo impegnare a votarla questa candidatura, e perché no, poi a fare insieme dei programmi condivisi per tutte le categorie, per tutte, diciamo così, le imprese. Lei ha promosso e continua a promuovere la Camera di Commercio Unica? Assolutamente sì, ripeto, è l'unica cosa che forse di questo mandato 2008-2013 non abbiamo fatto, 2014, è proprio questo, la costituzione della Camera di Commercio Unica. Però poi, insomma, voglio dire, tanto adesso ci sarà un decreto governativo se rimarremo aperti, e quindi lo si farà, diciamo così, d'obbligo. Il capogruppo di Sinistra Ecologia Libertà al Consiglio regionale del Molise, Domenico Ioffredi, comunica che si è autosospeso dagli organismi del suo partito in attesa di quella che considera una necessaria riorganizzazione degli assetti dirigenziali. La presenza della Diconsum sul territorio molisano serve soprattutto a tutelare i consumatori e l'ambiente attraverso la disponibilità ad affiancare i cittadini nelle problematiche che incontrano quotidianamente. Notevole l'impegno dell'associazione nella gestione del fondo antiusura. Vediamo. Attiva da tempo in Molise la Diconsum, che tra le tante tutele ai cittadini consumatori ma anche all'ambiente in cui vivono, si occupa ormai da 17 anni, per volere del Ministero dell'Economia, della gestione del fondo di prevenzione usura, un fenomeno in perenne crescita in un momento di difficoltà delle famiglie e dei titolari di piccole e medie imprese. E del fondo antiusura, delle sue caratteristiche e delle modalità di accesso abbiamo parlato con la Presidente della Diconsum Molise, Monia Felice. L'unico fondo di prevenzione usura del Ministero dell'Economia è gestito soltanto da Diconsum, quindi bisogna fare attenzione a quelle pseudo-associazioni che si spacciano per Adiconsum, ma in realtà non sono Adiconsum, e che quindi magari a volte anche dietro richiesta di denaro promettono l'aiuto per compilare il modulo, a volte addirittura dei moduli che in realtà non sono neanche utili. Ci sono dei requisiti necessari per poter accedere al fondo, non possono accedere purtroppo tutti. Il fondo è rivolto soltanto alle famiglie, quindi i lavoratori che cercano magari un sostegno per la propria attività economica devono utilizzare altre strade. E anche per quanto riguarda le famiglie, non tutte possono accedere, ad esempio non hanno diritto di accesso le famiglie che sono state vittime dell'usura e che non hanno denunciato gli usurai. Per quanto riguarda questo, quindi, ci sono una serie di requisiti. Poi sul sito della Diconsum, come dicevo, è possibile scaricare il modulo, magari ci si può rivolgere anche all'associazione territoriale della Diconsum per avere un aiuto nella compilazione, oppure ci sono tutti i riferimenti per il responsabile che a livello nazionale se ne occupa. Verranno raccolti una serie di materiali riguardanti l'entità del debito della persona e anche come intende far fronte poi alla restituzione di questo prestito. Successivamente all'invio della domanda, che avviene
viene per raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda viene esaminata da un'apposita commissione, a seguito della quale entro una settimana all'incirca la persona riceve una risposta sempre per iscritto, se quindi la domanda ha avuto un esito positivo e quindi la persona può accedere direttamente al fondo. Il programma Job Expo si è spostato oggi da Campobasso a Termoli. 1.800 adesioni sono state raggiunte quest'anno per l'importante iniziativa occupazionale. Un contributo fattivo lo ha offerto per questo secondo anno l'Università degli Studi del Molise. Sentiamo. L'Università degli Studi del Molise è una realtà presente, fattiva, costruttiva, propositiva. Rettore, perché è importante partecipare ad una realtà come questa e quanta voglia ha di crescere non solo l'università, ma ovviamente i giovani? Noi non potevamo non essere presenti e operativi relativamente a questa iniziativa. Ci sono i giovani, ci sono le imprese, ci sono le istituzioni, tutte unite nella prospettiva del lavoro, dell'occupazione, del futuro per i giovani. L'Università degli Studi del Molise, che è un'istituzione fondamentale in questo territorio per la formazione dei giovani, dunque doveva fornire il proprio apporto operativo, organizzativo, il proprio contributo di professionalità e di idee a questa iniziativa, che già posso dire è un successo, vista la presenza dei giovani, il numero delle imprese e delle istituzioni anche europee che sono qui presenti. Nell'ambito dell'ultimo Consiglio regionale è stata discussa ed approvata la mozione dei consiglieri Di Pietro e Parpiglia sulla possibilità di stilare un protocollo di intesa tra la Regione Molise e Trenitalia che preveda per gli agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla Forestale e ai Vigili del Fuoco un'agevolazione pari al 60% del prezzo di vendita del titolo di viaggio sui treni che percorrono le tratte regionali. Il ruolo dell'Italia in Europa dopo il voto dello scorso 25 maggio, questo è il tema dell'incontro all'Unimol di Isernia tra studenti e il professor Andrea Manzella, già senatore e commentatore sul quotidiano La Repubblica. L'ultima tornata elettorale ha ridisegnato i confini della politica dell'intero vecchio continente ed è proprio per una riflessione sullo scenario delineatosi all'indomani del 25 maggio scorso che il professore di diritto costituzionale presso la LUIS e commentatore del quotidiano La Repubblica, Andrea Manzella, già parlamentare e senatore, ha incontrato su spinta dei docenti Lorenzo Pace e Giuseppe Pardini dell'Unimol gli studenti della facoltà Pentra di Scienze Politiche. Con loro ha avviato una riflessione sull'affermazione dei partiti euroscettici, evidenziando preoccupazione per l'evoluzione del processo di integrazione tra i paesi membri. L'esperto però ha anche tracciato una via d'uscita, riponendo speranza negli stati come la Germania e l'Italia, appunto, in cui i valori europei si sono invece affermati. A queste due nazioni spetterebbe, a suo avviso, il ruolo di rilanciare le politiche di sviluppo. È quello che devono fare, soprattutto che si devono proporre, soprattutto i governi che sono usciti indenni da questo tsunami euroscettico, e sono solo due, la Merkel in Germania e Renzi in Italia. Quindi anche per il nostro paese si offre una grossa occasione per cambiare politica, cioè per fare sì che l'Europa dell'austerità di base, ecco, accanto a questa necessità di base ci sia una visione di quelle che devono essere delle spese produttive, delle spese che creano lavoro, delle spese che creano strutture, e queste rispetto a queste spese, intendiamoci, non le spese diciamo che un tempo si chiamavano voluttuarie, le spese consumistiche, rispetto a queste spese strutturali che servono per il futuro, che servono per dare speranze ai giovani, rispetto a queste spese non si può fare la politica della lesina, la politica della avarizia. Ecco,
quindi da un lato stabilità nei conti e stabilità austerità, dall'altro lato una politica espansionistica verso spese che creano lavoro, che creano strutture che servono soprattutto per le generazioni che già adesso stentano a trovare una via di speranza. Una delegazione giapponese è giunta in Molise per realizzare un documentario sulla vita a Fornelli, ma soprattutto per scoprire i segreti dell'olio locale. Sentiamo i dettagli. Giapponesi in Molise alla scoperta dei segreti dell'olio di Fornelli. Proprio così una delegazione estera è giunta sul territorio pentro per realizzare presso la cooperativa agricola Sette Torri un documentario sull'ovicoltura locale, un'iniziativa che dà il via ad una speciale collaborazione della quale si è detto soddisfatto, ai microfoni di Michele D'Alessio, il presidente della società Ugo Centracchio. Speriamo di andare ancora oltre, in qualche altra nazione, perché il nostro è un percorso che è nato diversi anni fa, in collaborazione, cioè con tanti sacrifici da parte dei nostri soci, con il supporto, cioè l'esperienza tecnica del nostro agronomo, e così adesso stiamo ospitando in questi giorni una delegazione giapponese per realizzare un documentario sull'olivicoltura di Fornelli. La troupe ha poi fatto tappa alla Camera di Commercio di Isernia e qui, in un confronto con il vertice, Takako Fujinami ha spiegato l'accoglienza che il Giappone riserva ad un prodotto come l'olio. L'olio ancora non è un prodotto che conoscono tutti, cioè lo conoscono però non viene utilizzato da tutti. E le persone che lo comprano sono intenditori, per cui viene molto molto apprezzato, specialmente la produzione di quest'anno è stato veramente ottimo. Un'occasione di promozione che l'ente camerale del presidente Pasqualino Pier Simoni non intende farsi sfuggire. Hanno iniziato questo filmato che spiega, più che sul prodotto, spiega come si vive nei nostri paesi. Chiaramente è una cosa che loro apprezzano molto, perché noi, come dire, viviamo nei nostri piccoli paesi con i valori, con la qualità della vita, e in questo caso c'è anche la qualità dei prodotti. Quindi questo ci può aiutare in qualche modo anche a sviluppare delle produzioni che sono produzioni nostre, anche esclusive, perché il monovarietale che si produce a Fornelli è unico al mondo, e quindi penso che riusciamo anche a venderlo bene e abbiamo anche delle prospettive di sviluppo per il nostro territorio. L'Ordine dei Medici della provincia di Campobasso organizza per sabato 31 maggio a Termoli un interessante ed importante convegno dal titolo emblematico L'ambiente ferito nelle terre della illegalità. Sabato 31 maggio, ore 9, Hotel Meridiano a Termoli, con la moderazione del Rettore dell'Università degli Studi del Molise, professor Gianmaria Palmieri, l'importantissimo convegno dal titolo L'ambiente ferito nelle terre dell'illegalità, inquinamento delle catene alimentari, interferenza sul genoma umano. Una iniziativa voluta ed organizzata dall'Ordine dei Medici della provincia di Campobasso in collaborazione con l'ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente. Un convegno in cui i protagonisti saranno due, la salute e l'ambiente. È un tema che già abbiamo affrontato in tante altre occasioni e che anche la vostra emittente ci ha dato modo di così esplicitare e di diffondere. Lo faremo sabato 31 lì a Termoli ed è un convegno al quale parteciperanno i rappresentanti degli ordini di quattro regioni, la Campania, la Puglia, l'Abruzzo e il Molise. Sono tutte bene o male regioni che sono toccate da questa
piaga dalla quale ci dovremmo assolutamente, liberare. Ecco, noi ci teniamo particolarmente alla riuscita di questo convegno perché ci saranno dei relatori che hanno uno spessore scientifico notevolissimo e ci informeranno sullo stato, se si può dire, dello stato dell'arte, proprio della sofferenza del nostro ambiente e quali sono i risvolti sulla salute. Ma questo non per fare allarmismo, ci tengo a sottolineare, ma per conoscere realmente come sono le cose, perché ci stiamo avviando verso una china pericolosa, una strada dalla quale difficilmente ci sarà ritorno se non poniamo praticamente degli argini. I quadri del maestro Salvatore Fiore in esposizione alla provincia di Campobasso, l'artista è anche incisore e decoratore. Colori intensi nei quadri di Salvatore Fiore, maestro d'arte di Castelpagano, allievo del professor Sandro Trotti dell'Accademia di Belle Arti a Roma. Fino al 3 maggio le sue opere saranno esposte al piano terra della provincia di Campobasso. Pittore, incisore, decoratore, realizzatore di ceramiche, Salvatore Fiore è un artista completo che nei suoi ultimi lavori sperimenta nuovi colori, accostando blu e rosso, preferendo nature morte, dipingendo con spatola. La sua sensibilità lo porta a ritrarre anche immagini sacre che trasmettono emozioni e spiritualità. Tra le sue opere è un vaso da donare a Papa Francesco. Salvatore Fiore oggi espone le sue opere all'interno della provincia di Campobasso. Sono alcune delle mie opere, quindi ci mancano altre tre rami, ci manca ceramica, incisione e scultura. Quali sono i suoi soggetti preferiti? La natura, il sottobosco. Nel suo laboratorio a Castelpagano, Salvatore Fiore racchiude storie, tradizione, arte e tecnica ed accoglie chiunque vi entri guidando nella riscoperta di un'arte antica e aprendo la mente alle sfumature dei ricordi inconsci. È stata inaugurata questa mattina la mostra Visioni Parallele che resterà aperta al Museo del Paleolitico ad Isernia fino al 31 maggio dalle 9 alle 19. Tante le opere esposte, realizzate con notevole attitudine dagli studenti del liceo artistico, coordinati dai docenti e coadiuvati dal personale ATA del medesimo istituto. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Tempo incerto nella prima parte di oggi sul Molise, con cielo coperto e piogge deboli sparse sul territorio. Le temperature odierne sono comprese tra gli 11 gradi la minima a Campobasso e 19 la massima su Isernia. Ventilazione settentrionale poco mosso l'Adriatico centrale. Miglioramenti climatici sono previsti dalla sera. Domattina sulla regione ancora condizioni atmosferiche variabili, valori termici in aumento e venti occidentali. Domani alle 17.30 nel chiostro di Palazzo San Francesco ad Isernia si terrà la cerimonia di posa della lapide in memoria di Dora Meloglie Montesoro, prima donna ad assumere la carica di sindaco della città di Isernia. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.